Ciao a tutti e bentornati sul canale. A grande richiesta il secondo video dei top 5 correttori low cost. Pensavo di aver scovato i 5 migliori correttori sul mercato con il primo video, ma siccome io di indole sono una persona estremamente curiosa, nei mesi successivi ho provato talmente tanti correttori che ne ho trovati altri 6 in realtà. Quindi penso che ci sarà anche un terzo video di questa sezione. Io adoro scovare prodotti low cost perché sono sempre del parere che non serva per forza spendere una cifra alta per avere un buon prodotto. Sapete, questa è la mia filosofia. Certo, anche io comunque uso prodotti di brand abbastanza costosi, ma quando scovo un prodotto low cost ma altrettanto valido, c'è qualcosa in me che frizza proprio. A differenza del video precedente, in questo video ve li faccio vedere uno ad uno come applicazione. Proprio per notare la differenza, io ho delle occhiaie particolarmente marcate, contate che le ho messi tutti su stamattina, quindi vedrete nel corso dei video che comunque l'occhio tende un po' ad essere più arrossato, perché comunque struccavo un occhio, lo applicavo sull'altro, poi struccavo l'occhio e lo riapplicavo sopra. Non so se mi sono spiegata bene. Ma ho provato 5 correttori comunque, quindi su quest'occhio ho provato 3 correttori, su quest'altro 2. Quindi se lo vedete comunque un po' più arrossato, non diamo la colpa alla mia occhiaia, le mie occhiaie ci sono. Sono belle violacee e questa zona qui ce l'ho bella blu, quindi non mi faccio mancare niente. Come correttori, si tratta di appunto 5 correttori low cost, alcuni con un'ottima copresa, altri comunque dall'effetto un po' più leggero, un po' più luminoso, perché io mi auguro per voi che non siate tutte problematiche come me a livello di occhiaie, ci sono quelle poche fortunate che non discendono dai panda come me e noi Team Panda. Quindi se siete Team Panda, giù nei commenti una bella emoticon con il panda. E magari queste persone vogliono semplicemente un correttore che vada a illuminare, ad defaticare, comunque a dare quell'effetto sì magari levigante, ma che faccia apparire il contorno occhi più fresco e più riposato. Nei vari video vedrete che cambio metodo di applicazione. Con i correttori un po' più pastosini utilizzo una spugnetta. Invece con il correttore un po' più liquido utilizzo un pennello proprio per fare in modo che il correttore non venga totalmente assorbito dalla spugnetta. Il primo correttore che è veramente stato amore alla follia appena comprato, perché mi ricordo che le ragazze avevano appena piazzato lo stand, l'ho visto, l'ho adocchiato e l'ho acquistato immediatamente, ed è questo correttore di Astra, il Long Stay Concealer. Giù nell'info box vi lascio la recensione perché questo lo trovate già recensito sul blog. Veniamo ai dati tecnici: contiene 4,5 ml di prodotto e costa intorno ai 4,90 euro. Astra ormai ha anche lo shop online finalmente, quindi se non avete comunque un rivenditore Astra nei paraggi, lo potete tranquillamente ordinare online. Io personalmente nella mia città lo trovo in vari negozi cinesi, non so perché i cinesi comunque abbiano Astra come marchio, ma anche ad Edea Bellezza che si trova alla Upim di Sassari e spesso l'ho trovato anche in promozione a 2-3,90 euro, quindi io ne farei una scorta vita, ma ripeto, sono di indole curiosa, quindi preferisco comunque continuare la mia ricerca del correttore perfetto. Vi faccio vedere l'applicatore perché è molto particolare, è piatto, molto morbido. Come correttore mi sono dimenticata di dirvi che c'è scritto che ha un SPF 15. Vi lascio vedere l'applicazione del prodotto e poi ve ne parlo. La texture è cremosa, molto sottile, si sfuma come avete visto in un attimo. Coprenza fantastica, proprio un'ottima coprenza. E mi piace tutto perché è impalpabile e lo strato è proprio sottilissimo, oltre comunque ad avere un bel effetto illuminante. Mi sono dimenticata, sono disponibili 3 colorazioni. Io ho la numero 02, che se non sbaglio si chiama Nude. Perché su internet ho visto che tipo c'è la 3 che è Almond e la prima non ricordo il nome. Comunque sono 3 colorazioni disponibili. Non è un correttore che si autofissa, io comunque lo vado a fissare con un velo di cipria, che possa essere una cipria in polvere libera, comunque una cipria compatta, comunque lo fisso. Però non è di quei correttori che hanno quell'effetto un po' appiccicoso. Inoltre, essendo comunque un correttore stra siliconico,
non vi dico l'effetto che ha come primer. Io ultimamente sto smettendo di usare i primer occhi perché questo veramente l'ho trovato alla pari dei migliori primer che io abbia provato. Quindi oltre che a metterlo solo comunque nella zona dell'occhiale, lo stendo comunque anche sopra, lo setto con una cipria e poi vado a lavorarci con gli ombretti perché veramente ottima tenuta, ottima coprenza, ottima durata, non va a segnare, è veramente un correttore ottimo, poi per il prezzo che ha, veramente fantastico. C'è scritto che dura 12 ore e vi assicuro che comunque a fine serata il correttore era ancora bello lì, pronto per essere struccato. Il prossimo correttore me l'avete consigliato per anni, ma io ho notato che nel tempo sto un po' perdendo colore. Mi spiego meglio. 10 anni fa io ero molto più scura. 10 anni fa io magari compravo i fondotinta tonalità 3, 4. Adesso devo comprare 1, 2. Cioè al mare vado comunque, mi abbronzo bene, però ho notato che nel periodo invernale tendo a schiarirmi tantissimo. Quindi io prima questo correttore non l'ho mai calcolato perché le tonalità le vedevo troppo chiare. Mossa da tutto l'hype che ha questo correttore, alla fine l'ho acquistato. Ed è il Liquid Camouflage di Catrice. Io questo lo possiedo già nel pot, che è la versione più cremosa, più pastosa, e lo uso molto per le imperfezioni perché è talmente secco che una volta che voi lo utilizzate sulle imperfezioni lo fissate, rimane lì. Quindi, mossa appunto da queste grandissime recensioni, l'ho acquistato ben in 2 colorazioni. Quella che uso per la zona delle occhiaie è la numero 20, che è la Light Beige, ma ho anche la 005, perché la utilizzavo per schiarire un po' un correttore che ho comprato sotto consiglio della commessa con un colore completamente sbagliato per me. Se non erro, è disponibile in 5 colorazioni, viene 3,99€ come costo e all'interno ha 5 ml di prodotto, ma guardate già quanto ne ho utilizzato. Ma veniamo all'applicazione. Vi faccio immediatamente vedere lo scovolino, mi piace tantissimo, anche questo è veramente morbido, prende abbastanza prodotto e lo distribuisce molto molto bene. La coprenza è alta e riesce a coprire bene comunque discromie, occhiaie, le venuse capillari. Ma a differenza di quello Astra lo sento un po' più spesso come appunto come spessore. Si sfuma benissimo anche questo, va fissato ovviamente, io fisso tutti i correttori e non va a segnare se non comunque a fine serata. Se io lo applico la mattina alle 7, magari verso le 8 di sera un po' me lo trovo segnato. Ma perché comunque essendo un correttore waterproof, ho notato che quelli waterproof tendono ad essere un po' più secchini sul lungo periodo, quindi la resistenza per durare tutto il giorno devo dire che è ottima, quindi sono assolutamente d'accordo con chi lo osanna perché è un correttore fantastico, da non confondere perché Catrice da poco ne ha fatto degli altri che hanno lo scovolino iper sottile e quello è per le imperfezioni del viso. Io comunque in questo video mi occuperò prettamente dei correttori per le occhiaie perché quella è la mia problematica, ma magari un giorno vi parlo comunque dei correttori che utilizzo io appunto per le imperfezioni, magari piccoli brufoletti o rossori vari. Terzo correttore è questo di Debbie e si chiama Concealer Solution Long Lasting, correttore fluido. Allora questo l'ho acquistato quando è uscito e mi sono proprio fiondata perché comunque c'era scritto minimizza le occhiaie, discrimina imperfezioni, prima per la radiosa e levigata. Non ho trovato comunque tutt'oggi tante recensioni su questo correttore. Se non erro come colorazioni erano 3 o 4, non di più. Come costo l'ho pagato se non erro sui 5-6 euro. Perché l'ho acquistato da Acqua e Sapone che ha sempre il 20% di sconto sulla cosmesi in generale e all'interno ha 5 ml di prodotto. Vediamo l'applicazione.
Come colorazione io ho la 01, la light beige, stranissimo perché io non acquisto mai le colorazioni 01, almeno per i correttori, ma devo dire che non è poi così chiara, cioè una persona che è più pallida di me o comunque più chiara di me proprio come tono e sottotono, questo non lo potrebbe mai usare perché comunque è... Se avete notato, tutti i correttori che utilizzo sono sul beige perché ho notato che è il colore migliore per neutralizzare comunque il mio tipo di occhiaia. C'è chi lo usa più aranciato, a me l'aranciato proprio si vede ancora di più l'occhiaia, non so perché. Cioè ditemi se vi sembra un correttore da 01. Comunque questo è l'applicatore, molto simile a quello Catrice ma rimane leggermente meno morbido. A differenza degli altri correttori, questo risulta molto molto più liquido, questo è il motivo per cui lo vedete applicato comunque direttamente con un pennellino e sfumato bene. Non ha chissà quale coprenza, ma mi piace perché ha un effetto estremamente naturale, levigante, bello illuminante soprattutto. È impalpabile, ha proprio una texture estremamente leggera. Mi piace molto per quei giorni in cui comunque voglio una base super leggera, magari ci sono quei giorni che continuo a non mettere fondotinta, metto giusto un velo di correttore e questo comunque non mi dispiace, anche se non me le copre totalmente, comunque mi dà... l'aspetto di un contorno occhi più riposato, più fresco, anche se l'occhiaia comunque non è totalmente coperta. C'è scritto che è long lasting ed è vero perché come tenuta è veramente ottimo. Quarto correttore, questo è la Core Parfait di L'Oreal. L'ho acquistato quando l'ho trovato in promozione a 6,90€ perché comunque non è così low cost, ma se lo acquistate su Amazon io ho visto che sta sui 7€, quindi comunque siamo entro in range dei 10€ circa. Per me rientra nella fascia dei low cost. Certo che se a prezzo pieno vi costa 15-16€, ma magari appunto vi fate un ordine online. Aspettate come ho fatto io quando ci sono le promozioni. Quindi come costo ve l'ho già detto, e all'interno ci sono 6.8 ml di prodotto, quindi ce n'è veramente parecchio rispetto anche agli altri che vi ho mostrato. Di questo correttore ci sono veramente tante colorazioni, se non erro sono 6 o 7, anche in base al sottotono, ci sono quelle più rosate e quelle più beige. Io ho preso la 3.N, che è un creamy beige, appunto un sottotono giallo, ma vediamolo applicato. Allora vi faccio subito vedere lo scovolino, che è davvero simile a quello di Astra, quindi qua è piatto e qua è più sottile. Io ho un problema con questo correttore, non so se è sempre stato così, se l'avete provato, nel caso fatemelo sapere. E anche dalla profumazione si sente che è particolarmente alcolico. Io come lo stendo mi brucia leggermente l'occhio, è un fattore che dura pochissimi secondi, ma ci tengo comunque a dirvelo, io appunto ho questo problema con le cose troppo alcoliche, proprio mi brucia leggermente l'occhio, come che vada a evaporare appunto l'alcol, ma ripeto è una questione che dura qualche secondo, ma ve lo metto comunque in questo video perché come correttore l'ho trovato ottimo. La texture è leggerissima, mi piace appunto perché dà questo effetto estremamente naturale, ma allo stesso tempo ha un bel potere levigante. Ne ho fatte due passate proprio per farvi vedere che anche questo si può stratificare, ma nonostante questo non crea quell'effetto cerone troppo pesante appunto, ma mi piace perché appunto illumina, idrata, ha proprio questo effetto bello e levigante, quindi questo, diciamo, questo fattore iniziale del pizzicore per l'alcol, diciamo che lo metto totalmente in secondo piano. Ultimo correttore per questo video, e questo diciamo che non è stato un acquisto ponderato, mi spiego, è stato un acquisto quasi forzato perché sono andata dentro un Douglas e ho acquistato un rossetto liquido. Una volta tornata a casa mi sono resa conto che era stato aperto ed usato. Quindi il giorno dopo sono tornata, ho trovato la stessa come se mi aveva servito e le avevo appunto spiegato che io non acquisto cose, come mi sembra ovvio, utilizzate, perché comunque le può aver usate chiunque e non voglio apparirvi come germofobica, ma
Voi cosa ne sapete che tipo di germi ha sulle mani quella persona che prende se lo stende sulla mano o ancora peggio che se lo stende sulle labbra? Quindi io l'ho proprio spiegato appunto questo fatto appunto perché ci ho lavorato in questo settore e credetemi che voi non potete immaginare quanta gente si provi su di sé i tester. E ti ho detto, io mi dispiace ma non acquisterò una cosa usata o aperta o che non è sigillata. Ho detto mi dispiace. Ho detto, non voglio apparirti come la classica cliente rompipalle, però dopo che ci ho lavorato ho visto che se una cosa è aperta, non sai quante persone l'hanno provata anche sulla mano, l'hanno provata sulle labbra, qualsiasi cosa. Ho detto, io non acquisto se non cose in celofanate. E la tipa ha detto, guarda, ok, non c'è problema. E quindi mi sono fatto un giro dentro tutto Douglas, perché ho detto, a me non serve niente, cosa posso acquistare? E quindi ho acquistato un correttore che ho provato il tester sulla mano, non mi è dispiaciuto e quindi questo sproloquio per dirvi che l'ultimo correttore di questo video è questo di Douglas, questo qui, che si chiama High Cover Concealer, Full Coverage Concealer. Come prezzo questo è un po' più altino perché viene se non erro 10,95 € per 4 ml di prodotto, quindi diciamo che il rapporto qualità-prezzo non è il massimo, ma lo vediamo applicato. Allora, vediamo la colorazione che ho io, è sempre la 1, si chiama City of Bright. L'applicatore, non ricordo quante colorazioni ci fossero di questo, ma ce n'erano un po'. È piccolino, non mi dispiace, anche questo pelosino ed è comunque morbido. La texture è molto liquida, ma non mi dispiace, perché comunque applicato con un pennello avete visto che bel effetto che dà sull'occhio. High coverage o full coverage non sono pienamente d'accordo, copre per carità, però non è questa piena coprenza, ma comunque non mi dispiace perché anche questo ha un bel effetto sia levigante che illuminante su tutta la zona del contorno occhi e questo appare subito bello fresco e più riposato. Questo era tutto per il video top 5 correttori low cost seconda parte, quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, fatemi sapere se avete provato uno di questi 5 correttori e quali sono i vostri best che continuate a ricomprare in continuazione, perché io prevedo un terzo video per questa categoria. Quindi ragazze, io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.